È il 1° maggio della riforma del mercato del lavoro attuata dal governo Monti. È il 1° maggio della crisi economica che persiste. È il 1° maggio dei tanti disoccupati, precari e pensionati. Martedì CGIL, CISL e UIL sfileranno unite per sviluppo, occupazione e fisco. In maniera particolare questo 1° maggio assume significato perché il problema della crescita, dello sviluppo, della pressione fiscale che ormai sta attanagliando milioni di cittadini in questo paese oggettivamente rende importante la presenza qualificata della gente. Abbiamo bisogno di dare in qualche modo un segnale al governo che questa politica che sta mettendo in piedi non ci porta da nessuna parte. CGIL, CISL e UIL unite, se non tanto sulle iniziative di mobilitazione, quantomeno sui principi di base che riguardano i temi del lavoro e la riforma annessa. Vi sono elementi molto importanti di contrasto sulla forma di lavoro precario, tutta la questione anche dell'aggravare in termini contributivi i contratti a termine e premiare le imprese che confermano a tempo indeterminato. Sulla flessibilità in uscita, cioè sull'articolo 18, noi riteniamo che la mediazione ultima raggiunta rappresenti comunque, mantenga comunque in sé tutto il valore della garanzia dell'articolo 18. A livello locale i sindacati chiamano in causa la politica della provincia. Incentivare la crescita non significa tenere aperti i centri commerciali nei giorni festivi, polemizza Bresciani, ma investire su infrastrutture per il territorio, sostenere il manifatturiero e politiche di welfare rivolte alle famiglie. Nei primi 3 mesi di quest'anno a Bergamo ci sono stati quasi 3.000 licenziamenti, quindi più lavoro e più reddito. Perché la fatica che tante famiglie, tanti pensionati fanno e tanti giovani che non trovano lavoro deve essere il primo punto all'ordine del giorno della nostra iniziativa, quindi più lavoro e più reddito, queste sono le parole d'ordine di questo 1° maggio.